New York 84.39, Madonna quanto so bianco. Eh sì, sei abbastanza bianco, prova del fatto che invece di andare al mare noi ci alleniamo qui nel bosco, vedi? Sì, pensa che coglioni. Comunque buongiorno da Giorgio e buongiorno da sempre il bimbo minchia qua in e dalla via Crucis dietro, guardate. Beh sì, tra l'altro vedete, no? Questo è un allenamento. Sì, vedete il coach e l'atleta che fa potenziamento in salita forse. Secondo me il buon Cristo sarebbe stato un buon corridore, forse lo era. Nel running secondo me poteva dire da sua, anche perché poi secondo me era ben supportato dall'alto, no? Vabbè, però corre col sandalo. Effettivamente doveva avere dei Nimbus, ma all'epoca sarebbe stata difficile. Però anche il sandaletto in quel modo secondo me non era male. Comunque, domani abbiamo una garetta romana, tutta romana perché giustamente Roma. Ah, perché io ho il matrimonio di Menicacci, salutiamolo. Gara a Trastevere, quindi una gara al centro di Roma, si chiama la Corsa dei Noantri perché è una festa del quartiere trasteverino, perché ho scoperto che Noantri sarebbero i trasteverini. E Voantri, ah. Sì, faccio il piatto della sezione, sì. E Boantri sarebbero quelli degli altri rioni di quartieri. Sì, sì, di io lo sapevo, dire la verità. Esatto, benissimo. Sì. Quindi ci sarà questa gara di 7 km, quindi non una gara che siete abituati a io sentire e vedere nei nostri video, una gara più corta. Per questo vorrei, come dire, approfittare di questa situazione, di questo video, per chiedere al nostro coach. Esatto. Come un maratoneta, ma una persona... Ma che livelli vuoi approfittare di me? Sempre molto intellettuali. Ah, okay. A che livello un maratoneta, come un maratoneta, quindi un atleta allenato per il fondo, approccia una gara di 7 km come quella di domani? Allora, mi verrebbe da consigliarti la tecnica Bartolesca Senior, però non te la dico. Grazie. Cioè, la parti forte, a metà gara aumenti e poi fa la volata. Però a parte gli scherzi, in realtà un maratoneta che quindi è abituato su distanze lunghe a correre 3 ore e deve fare una gara che dura 20 minuti, sicuramente non è, diciamo, favorito, esatto, non è dagli allenamenti che fa, che lo avranno sicuramente rallentato. Però dal mio punto di vista bisogna interpretare queste gare come una possibilità, cioè il sole mi sta, dai, già sono bianco, bacio ai belli, forza. E secondo me bisogna sfruttarla come possibilità di velocizzarsi, quindi partire molto veloci, anche un po' sopra le proprie possibilità, perché un maratoneta è uno che è abituato a una fatica molto prolungata, sicuramente alla fine ci arriva. Diventa anche un buonissimo test, l'ha preso come un allenamento. Sì, no, un allenamento, però ecco, il consiglio che do è questo, cioè partite in queste gare molto forte, perché chi si è allenato come noi, insomma come te, per fare gare molto lunghe, endurance, 7 km comunque li farà. Quindi questo è il mio consiglio, partite forte e soprattutto fate gare corte anche. Roma Trastevere, quindi partenza alle 9 di mattina, significa che bene o male, essendo anche una gara non piatta, ci beccheremo un sole e una temperatura rilevanti, perché sì, si parla del 23 luglio. Bevi prima, però chiaramente la distanza breve aiuta. Certo. Cioè, se domani dovevi fare la maratona, mi viene in mente una volta che ho seguito la maratona di Atene, ad agosto, e lì era già più olimpica, no? Già lì era più problematico, però una gara di 7 km secondo me, se ti integri normali e bevi prima, non so, ci sono i rifornimenti durante, vedremo se ci fammelo sono sapere. Magari una rinfrescata, chiamami magari durante, certo, tanto certo. Io sto in chiesa. Ok, Roma New York 84.39, ciao ragazzi da Giorgio e da Luca dalle stalle alle stelle.